Il progetto è diciamo sponsorizzato dalla Lega in collaborazione con le 22 società sportive e ha come nome Un giorno per la nostra città. Questa è la prima giornata dedicata ai bambini, alle prospettive e al futuro, per cui noi abbiamo pensato di organizzare una giornata che coinvolgesse i bambini appunto su questo tema, quindi niente di meglio se non legarlo appunto ad una conferenza stampa e farvi sentire per un giorno dei giornalisti. Vi abbiamo chiesto, come ben sapete, di preparare 4 domande, di cui adesso vedremo insomma come con l'evolversi della conferenza, se saranno 4 o 2, vediamo un po' con i tempi. E niente, quindi questo è il progetto, in bocca al lupo a tutti per questa prima giornata da giornalisti, e ora la mia collega dell'ufficio stampa vi spiegherà come si svolge una conferenza stampa. Buongiorno innanzitutto, io sono Cinzia Bizzi, responsabile dell'ufficio stampa del Trapani Calcio, e le nostre conferenze stampa, si sente il microfono? Le nostre conferenze stampa noi ne facciamo solitamente in settimana, una il martedì dopo la ripresa degli allenamenti, un'altra in generale il venerdì con il mister che ci presenta la partita successiva di campionato, e poi abbiamo tutta una serie di conferenze stampa, interviste dopo le partite di campionato che svolgiamo presso lo stadio provinciale. Una conferenza stampa si svolge in maniera molto semplice. E noi, io solitamente invito i colleghi a fare le domande all'intervistato, che o uno dei nostri giocatori, o il mister, o il nostro direttore generale, o il nostro direttore sportivo, chi è il nostro presidente, chi è in conferenza stampa, passando loro la parola, e noi faremo in questo modo anche con voi. Siamo tantissimi, quindi cerchiamo di organizzarci, daremo ai bambini il microfono portatile, loro si passeranno il microfono per fare le domande ai nostri giocatori, al mister e al nostro direttore generale. Buongiorno a tutti i ragazzi, insegnanti, tutti quanti qua. Molto, molto... Si sente? Molto benvenuta in questa sala stampa del Trapani Calcio. Sono veramente orgoglioso e fiero di avervi tutti qua intorno a noi, alla squadra. Questa è la nostra casa, qua, lo stadio provinciale di Trapani, la casa Granata, la chiamiamo. Qua si allena la prima squadra, qua ci sono le partite, penso di tanti di voi già siete venuti qua prima. Qua la vita dei calciatori si svolge qua, in questi spazi. Cominciamo, se a me non mi piace tanto parlare, così anche oggi io approfitto che siete voi a fare le domande e loro a rispondere, così veramente auguro una buonissima giornata, molto piacere che siete tutti qua e divertitevi. A voi la parola. Per gli stranieri com'è stato raggiungere la squadra? No, non è stato difficile perché c'è un buon gruppo che ci ha aiutato a entrare nella squadra. Io mi chiamo Daniele della Walt Disney e questa domanda è per Nino Dai. Come hai visto cambiare la squadra dalla Serie D a ora? No, è cambiata tanto la squadra della società è cresciuta, insieme alla società è cresciuta anche la città, non lo dimentichiamo questo, quindi sono cambiate tante cose e questo è stato tutto il gruppo che ha fatto sì che tutto questo è avvenuto nel più breve tempo possibile, quindi adesso dobbiamo continuare sempre su questa strada. Io mi chiamo Sofia e questa domanda la voglio chiedere al capitano e pure a tutti gli altri. E pensate di andare in Serie A? Buongiorno a tutti. Sì, abbiamo un sogno che è sicuramente arrivare il più in alto possibile. Se questo è rimanere in Serie B per altri 2 o 3 anni, va benissimo. Se andare in Serie A anche l'anno prossimo è uguale, sarà accettato volentieri. Eh,
domanda rivolta a tutti. Come vi siete sentiti al passare dalla Serie C alla Serie B? Sicuramente è un grande balzo. Comunque la Serie B è un campionato importante, è molto seguito. Comunque già che c'è la televisione, tutte le partite sono riprese e possono essere viste in diretta a tutti, è un motivo d'orgoglio. Quindi siamo molto contenti, soprattutto per noi che veniamo dalle categorie più basse, abbiamo giocato poco, quasi nessuno in Serie B. E niente, speriamo di rimanerci il più a lungo possibile e di meritarci questa bella vetrina. Io mi chiamo Dario Parisi e vengo da Custonaci. Vorrei fare una domanda a tutta la squadra. Che sacrifici avete fatto per il calcio? I sacrifici più che adesso hanno quando si è più giovani, quando magari quando voi sarete un po' più grandi vorrete uscire, non si può uscire, quando da giovani si deve lasciare la casa per andare magari a giocare lontano, si vedono poco i familiari, il papà e la mamma, quindi più che altro sono quelli. Poi dopo ci sono solo tante soddisfazioni. Mi chiamo Girolamo e vengo da Custonaci. Questa domanda la voglio fare a Matteo. Qual era il tuo idolo quando eri bambino? Il mio idolo era da piccolo era Van Basten. Sono tifoso del Milan, quindi seguivo lui. Poi quegli anni il Milan era una squadra molto forte, quindi erano solo gioie. Poi crescendo ho imparato a apprezzare Inzaghi, perché non avendo tante caratteristiche come forza, velocità, tecnica, però riusciva sempre a far gol, e questo credo che sia importante per un attaccante. Ciao, io sono Alessandra e questa domanda la volevo chiedere al mister. E io so che lei non è di Trapani, come si sente nella nostra città? Buongiorno. No, benissimo, io ormai sono qui da 6 anni e quindi mi sento in parte, quasi totalmente trapanese, oltre che gelese. Poi essendo siciliano vivo la nostra terra come dovremmo viverla un po' tutti, con passione e amore, così come dovrete fare voi, indipendentemente se in futuro starete in Sicilia o altrove. La nostra terra è la nostra terra, quindi per me Trapani è come se fosse la mia città. Ciao, io sono Chiara e volevo fare una domanda a Gomix. E perché hai scelto di giocare in questa squadra? No, perché è una bella realtà. L'anno scorso ho fatto un grande campionato e per me è stato un onore venire a giocare in questa squadra. Io sono Alessio. Come ci si sente quando bisogna ribaltare il risultato? Per tutta la squadra. Ci si sente, dipende da come va la partita. Domenica ci siamo sentiti bene perché eravamo consapevoli che potevamo farlo, perché era la nostra portata e quindi stavamo bene, eravamo carichi. Quando siamo stati a Livorno, che era 6-0, ribaltare un risultato era un po' difficile e quindi eravamo un po' sconsolati. Io sono Gabriel Nieto e vengo dalla scuola Sant'Antonio di Padova e voglio fare questa domanda a Mancoso. Oggi è meglio giocare sui campi in erba sintetica o su quelli in erba naturale? Ma credo che l'erba naturale sia un'altra cosa, sia per la superficie che per già l'odore dell'erba ti fa venire voglia di giocare. Però noi abbiamo un campo sintetico, quindi dobbiamo giocare su questo. È un campo molto bello e speriamo di toglierci delle soddisfazioni giocando qua sopra. Io sono Francesco e vengo dalla scuola Sant'Antonio di Padova e la voglio fare a Gomis. Come mai hai scelto di fare il portiere? No, perché anche fuori dalla porta non ero così forte. Poi c'avevo il papà che faceva il portiere, allora siamo cresciuti con vedendo il nostro papà, abbiamo fatto tutti e 3 i portieri. Io sono Attilio e vengo dalla scuola Sant'Antonio di Padova. Questa domanda la voglio fare a Terlizzi. Come è nata la tua passione per il calcio? È nata come la vostra. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio, lo facevo nei campi sotto casa, nel cortile. Ovunque c'era uno spazio, giocavo a calcio. Poi è diventato un lavoro,
però quello che mi è rimasto dentro è quello che dico sempre anche ai miei figli, è che prima di farlo diventare lavoro ci vuole la passione, lo devi prendere prima come un divertimento, come tutti gli sport, e poi dopo quello che viene, viene. Importante è metterci sempre passione, perché quando manca quello non puoi giocare né a calcio e né a figurine. Ciao, sono Giorgia. Come vi è venuta questa passione? Buongiorno a tutti. Questa passione è venuta, come ha detto Christian, da quando eravamo bambini. Cioè, mio padre giocava a calcio, io avevo lui come esempio. A me piaceva giocare a calcio, giocavo sotto nei campetti sotto casa. E lì è nata la mia passione per il calcio. Mi chiamo Sira e vengo dalla scuola Nunzio Nasi. E per tutti i giocatori, che rapporti avete con i vostri compagni? Buongiorno. No, il nostro è un gruppo che cresce di giorno in giorno. È diventato un gruppo, abbiamo il mister, la società ha costruito questa squadra fin dal ritiro e piano piano siamo riusciti ad amalgamarci sempre meglio. Infatti i risultati parlano chiaro. Noi cercheremo di crescere sempre di più fino a raggiungere degli obiettivi importanti, e devo dire che fino adesso stiamo andando abbastanza bene, continueremo su questa strada. Io sono Maria Grazia e questa domanda è per tutti i giocatori. Che effetto fa avere come direttore generale una donna? È la domanda più difficile tra quelle state fino adesso. Io sono arrivato qua da meno rispetto ad altre persone, posso dire che trovarmi a Trapani, avere la signora come dirigente è stata una bellissima esperienza, perché è una donna semplice, chiara, che ci sta dando molto, ci sta aiutando ad integrarci, a fare bene quello che dobbiamo fare in campo. Io mi chiamo Francesca e vengo dalla scuola Nunzio Nasi. Questa è una domanda per Gomis. Ti piace stare a Trapani? Sì, sto benissimo a Trapani. Mi piace come città, anche come ambiente, sia la tifoseria che le persone che incontro per strada. Mi trovo molto bene. Ciao, mi chiamo Giuseppe e vengo dalla scuola Nunzio Nasi. Questa domanda la faccio a Simone Basso. A quanti anni è iniziata la sua carriera come calciatore? Io ho iniziato a 6 anni nell'Entella, la squadra che ora è in Serie B. Ho iniziato, mio papà mi portava allo stadio quando ero più piccolino e da lì è iniziata la passione. Ho iniziato... Voi quanti anni avete? 10. Ecco, è ora di iniziare allora. Buongiorno, io mi chiamo Federica Fazzi e vengo dalla Walt Disney. E questa domanda la vorrei rivolgere a tutta la squadra. Quante ore vi allenate al giorno per diventare così bravi? Io poco. No. Dipende dal mister e dal lavoro che dobbiamo fare durante il giorno, varia dalle 2 alle 6 ore, no, dall'ora e mezza alle 2 e mezza, non di più, diciamo. Ciao, mi chiamo Matteo e vengo dall'Istituto Pagoto. Vorrei fare una domanda a Mancosu. Secondo te Terlizzi è efficiente per la vostra squadra? Ma rispondo seriamente. Cristiana, se guardate la carriera che ha, credo che parli da sola, ha fatto credo 10 anni in Serie A, quindi è un ragazzo che ha dimostrato il suo valore in tutti gli anni. L'anno scorso e quest'anno sto dimostrando di essere uno dei migliori giocatori che la categoria possa offrire, quindi siamo contenti di averlo come compagno di squadra. Grazie.
Salve, io sono Giuseppe Fausto. Fausto, questa domanda voglio fare a tutta la squadra. Qual è l'anno in cui avete partecipato al vostro primo campionato? Ciao, buongiorno a tutti. Primo campionato ho disputato 5-6 anni fa a livello dilettantistico. Ciao, sono Danilo, questa domanda è rivolta a Matteo Mancoso. Quando a 40 anni finirai la tua carriera da calciatore, che vorresti fare? Credo anche prima. Comunque mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, comunque allenare dei bambini o comunque far parte di una squadra, insegnare quel poco che ho imparato mi piacerebbe, quindi speriamo che questa opportunità arrivi e vedremo di farci valere anche in quel campo. Ciao, mi chiamo Aldo Marzullo e vengo dalla Livio Bassi, catalano. Questa domanda vorrei farla al capitano. Cos'è per te il calcio? Beh, oltre allo sport è una sensazione che ti porti da piccolo. Stare insieme ai compagni, condividere tanti momenti belli, anche brutti. Riuscire a integrarsi con le persone che ti sono vicino ogni giorno e provare sensazioni sempre più belle quando ci sono le vittorie. Ciao, io mi chiamo Gianmarco Buccellato, vengo dalla Livio Bassi catalano e questa domanda è rivolta a tutta la squadra. Come vi sentite dopo aver segnato? Non lo so, perché non ho mai sognato. Non so che dire, ma penso che il gol sia la gioia più bella che c'è nel calcio. Noi ci alleniamo e giochiamo e tutto poi dipende dal gol. E il gol è la cosa più bella, perché è quella che fa esultare i tifosi, fa esultare voi bambini, noi giocatori. Penso che sia indipendentemente da chi segna, sia la cosa più bella che c'è. Ciao, sono Francesco, vengo dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Pacheco. Questa domanda è rivolta a Matteo Mancoso. Il calcio per te è più vita o uno sport? Ma il calcio per me è più vita, nel senso che è un qualcosa che ti ha permesso di crescere, continua tuttora a farlo, e praticamente vivi di questo, nel senso che sin da piccolo inizi a giocare e vedi che la tua gioia maggiore è giocare a calcio, solo questo. Quindi sicuramente vita, la passione, lo sport c'è, perché comunque è sempre una competizione, bisogna sempre essere leali con gli avversari e rispettare le regole. Ciao, sono Francesca Lestra, sono dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e la mia domanda è rivolta a Matteo Mancoso. Come ci si sente quando scende in campo? Ma ci si sente bene, nel senso non vedi l'ora, prepari tutta la settimana per scendere in campo il sabato e non vedi l'ora iniziare. Poi l'atmosfera che c'è qua è speciale, comunque con i nostri tifosi che quest'anno sono sempre più vicini, sia soprattutto materialmente, perché hanno avvicinato la curva, quindi è un'emozione ogni sabato. E speriamo continui così, perché stiamo avendo bei risultati. Niente, a fine anno vedremo dove saremo, speriamo il più alto possibile. Ciao, io sono Gianluca Sperati, vengo dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Pacheco. Questa domanda è rivolta a tutta la squadra. Com'è stato il cammino dalla C alla B? È stato difficile, perché vincere non è mai facile in qualsiasi categoria. Tutti provano a vincere, però solo pochi ce la fanno. Quindi per noi
lo sforzo è stato talmente tanto, perché comunque in ogni anno abbiamo vinto dei campionati per essere qui in Serie B. Quindi è stato molto duro, però ricco di soddisfazione per adesso. Mi chiamo Giulio e vengo dall'Istituto Comprensivo Eugenio Bertini. E una domanda rivolta a tutta la vostra squadra. E a parte l'impegno, che come sempre sarà massimo, sabato Frosinone e poi domenica 16 il derby con il Catania, cosa possiamo aspettarci da voi? Buongiorno a tutti. Sicuramente proveremo a vincere tutte e due le partite, perché abbiamo la possibilità e la capacità di vincere sia Frosinone che in casa contro il Catania. Poi ogni partita, se è quello che riusciremo a raccogliere, possiamo solo dire che faremo il massimo. Io mi chiamo Cristian e vengo dall'Istituto Comprensivo Eugenio Bertini. Questa domanda la vorrei fare a Gomisso. Che soddisfazione provi quando salvi la squadra da un gol? Diciamo che la soddisfazione più bella non è quella della mia parata, ma è il risultato finale della vittoria di gruppo. Quindi sono più felice quando vinciamo che quando paro. Ciao, sono Vito e vengo dall'Istituto Comprensivo Eugenio Bertini. E rivolgo questa domanda a tutti e due i portieri. E da dove è nata la passione nel parare? Si sente? Buongiorno a tutti. La mia passione del portiere è iniziata più o meno alla vostra età, quando facevo l'attaccante. Poi però mio padre ha visto che insomma le caratteristiche non erano adatte e ha pensato bene di farmi intraprendere una carriera da portiere. Ciao, sono Leonardo, vengo dall'Istituto Comprensivo Eugenio Bertini e la mia domanda la vorrei rivolgere a Boscaglia. Le piace il suo compito di allenatore? Sì, certo, anche perché quando sbagliano li bastano tutti, capito? Quindi... No, facciamo una cosa. No, è bello e gratificante spesso. Allora. Però anche è molto faticoso, perché magari uno pensa che non sia faticoso e... Però io posso vantarmi di avere uno staff tecnico importante che mi aiuta tantissimo e devo anche dire che questa è una squadra fatta ad hoc, nel senso che sono tutti ragazzi educati, professionali e il mio compito viene assolutamente, come dire, mi viene molto più facile farlo, perché ho una squadra di giocatori importanti, educati, bravi e professionisti. Che emozione avete avuto a giocare contro l'Inter? È un'emozione unica. Da noi che principalmente siamo stati in campo, penso per tutti coloro che erano lì a Milano a vedere la partita e chi è rimasto a Trapani. Penso per la città è stata una cosa unica fino a in questo momento. Samuele dal primo circolo di darti con Leonardo da Vinci. Una domanda la vorrei fare al mister. Siete contenti della posizione in classifica della squadra? Secondo voi potreste dare di più? Ma noi non siamo mai contenti, non ci dobbiamo accontentare mai. Stiamo facendo benissimo, però non ci dobbiamo accontentare, altrimenti significherebbe che non possiamo superare quello che è in questo momento il nostro limite. E invece dobbiamo arrivare sempre al nostro limite e poi mettere un limite un po' più alto per cercare di superare anche quello. Quindi siamo soddisfatti ma non ancora contentissimi, quindi vogliamo fare sempre di più. Bellissimo. Mi chiamo Gabriele e vengo dal primo circolo Giovanni Verga. Questa domanda la voglio fare a Matteo Mancosu. Che emozioni provi ogni volta che segni? Ma Giovanni ha detto che il gol è la cosa più bella che ci sia nel calcio. In effetti ci sono 10 secondi dopo che segni che non ti dimenticherai mai. Qualsiasi gol
è diverso uno dall'altro e ti dà un'adrenalina e una sensazione incredibile, anche perché sai che con quel gol la squadra ha vinto magari e i tifosi stanno esultanti e sono contenti per il risultato. Ciao, mi chiamo Giovanni Carena e questa domanda la vorrei rivolgere a tutta la squadra. Da piccoli pensavate di arrivare a questi livelli? Penso che fare il calciatore è il sogno di tutti i bambini. Uno quando è piccolo intraprende prima la scuola calcio, poi magari se vede che ha le doti uno continua ad allenarsi e man mano che passano gli anni uno cresce. Io ho avuto la fortuna magari di arrivare a questi livelli, spero di continuare a fare bene e migliorarmi sempre. Puoi dire la tua età per piacere ai bambini? 22. Avete visto, giovanissimi. Ciao, io mi chiamo Salvatore Rac e vengo dalla scuola di San Francesco. Questa domanda è per Mattia Aramu. Come ci si sente dopo aver fatto un gol che fa vincere la squadra? Sicuramente è stata un'emozione bellissima. È stato il mio primo gol a Trapani e nei professionisti, quindi è stata un'ottima soddisfazione per me. Sono felice per il risultato della squadra. E quando entri in campo, che passione si trova? Ma quando stai per entrare in campo inizi ad avere un po' di tremorella sulle gambe, magari perché inizi a vedere lo stadio che è pieno. E soprattutto magari per me che sono giovane, sono al primo anno che sto tra i professionisti, però comunque è un'emozione che ti regala molto e non vedi l'ora di entrare in campo e dare il contributo alla squadra, insomma. Io mi chiamo Alessandra e voglio fare una domanda a Giovanni Abate. Cosa fa il mister in questi con Vini in provera, come fa la maestra? Ma diciamo che il mister rappresenta come voi a scuola, come voi a scuola il maestro. Ma il maestro nel senso che se c'è da rimproverare, rimprovera, quando c'è da darti un consiglio, ti dà un consiglio. Se ti devi dire bravo, ti dice bravo, però non ti consiglio stare vicino al mister quando si arrabbia, che è peggio del maestro, secondo me. Io mi chiamo Gloria, vengo dall'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Rilievo e voglio fare una domanda a Matteo Mancosio. Che sensazione hai provato quando hai fatto il gol al Bologna? Ma sicuramente una sensazione di grande gioia. Comunque la partita era appena iniziata, in uno stadio bello, importante, che ha calcato palcoscenici di Serie A per tanti anni. Quindi ero contento di aver portato la mia squadra in vantaggio. Purtroppo non è andata bene alla fine, però rimane una grande prestazione e sicuramente cresceremo anche da quel punto di vista. Ma la prossima volta andiamo in vantaggio e teniamo il risultato. È più bello giocare in Serie B o in Serie A? Ti direi una bugia se dico in Serie B. Però ti dico la verità che è importante giocare, sia in Serie C, in B, in Serie A, è importante giocare. E questa è la cosa più bella. Mi chiamo Enrico e vengo alla scuola Giovanni Pascoli. Volevo fare una domanda a Rizzato. Che emozioni hai provato ad avere giocato tutte le partite dello scorso campionato? Ciao. Sicuramente una bella soddisfazione, però anche se non avessi giocato, sicuramente chi avrebbe giocato al mio posto avrebbe dato il suo contributo. Comunque penso che ognuno di noi cerca di allenarsi per giocare sempre. Dopo
sono stato fortunato che il mister mi ha dato questa possibilità e anche di non aver avuto infortuni, perché infortuni possono capitare in qualsiasi momento e su quelli non ci puoi far niente. Ciao, mi chiamo Alberto, provengo dalla Giovanni Pascoli e questa domanda la voglio fare a Terlizzi. Come ti sentivi quando hai fatto la tua gol contro il Bologna? Io volevo rispondere prima perché ho provato la stessa sensazione di Matteo. No, è una sensazione brutta perché cerchi di salvare un gol e invece lo fai. È bello perché hai due gol in classifica, però è brutto perché hai fatto un danno alla squadra e quindi è comunque su una partita così importante sulla coscienza un peso importante, perché vincevamo 1-0, la riporti sull'1 pari e quindi devi ricominciare tutto da capo e quindi anche come stato d'animo ti senti un po' giù, però fortunatamente ho avuto i ragazzi che mi sono stati vicino e mi hanno aiutato a fare meglio. Ciao, mi chiamo Marco e vengo dalla Giovanni Pascoli. Questa domanda la voglio fare a Matteo Mancosu. Il calcio ti diverte di più adesso o quando eri piccolo? Ma mi diverte allo stesso modo. Credo che la passione sia inalterata negli anni. E la gioia di dare dei calci ad un pallone rimane adesso come era prima. Quindi si è solo nutrita e non si è affievolita. Quindi è una bella sensazione anche adesso. Io sono Valeria e vengo dalla Giovanni Pascoli. Questa domanda la voglio rivolgere a Pagliarulo. Secondo te quanto è presente il fair play nelle partite del vostro campionato? Il fair play è una bella storia, tanti giocatori ci credono, chi più chi meno, noi nel nostro piccolo lo abbiamo applicato, lo faremo, perché è giusto così, rispetto alle regole, rispetto dell'avversario e di chi da casa, agli stadi sta con quella partita. Signora Morace, perché non dice a suo marito di colorare tutti gli aliscafi e i catamarani di granata? Ottima idea, ci parleremo. Però anche le parole che lei sono molto belle, eh? Ancora un'altra? Questa domanda è rivolta a Pagliarulo. Come si sente ad essere il capitano della squadra? È una grande responsabilità rappresentare la squadra, ma in questo caso noi siamo un gruppo talmente unito che sì, ce n'è bisogno, ma sappiamo quello che dobbiamo fare, nel senso ognuno di noi è così responsabile che fa da capitano un in ugual modo, quindi sì, è bello indossare la fascia da capitano, essere un punto di riferimento dei miei compagni, ma lo siamo in un ugual modo tutti. Devo dire di nuovo la scuola. Questa domanda la voglio rivolgere a Ciaramitaro. Ti piaceva di più giocare con il Palermo o con il Trapani? Diciamo, io sono cresciuto nel Palermo Calcio, è normale, la mia città, era un sogno che avevo da bambino, giocare per la mia città. Però diciamo che non ho avuto tanta fortuna nel Palermo perché sono sempre stato in giro fuori e diciamo, ho giocato poco per il Palermo, mi sono più allenato. E adesso, dopo che ho girato tanto, mi trovo qui a Trapani a cercare di rappresentare la città di Trapani, la Sicilia intera e ringrazio la società e i miei compagni, il mister e tutti che mi hanno dato questa possibilità di venire a giocare qua, diciamo di riscattarmi di quello che non avevo fatto in precedenza a Palermo e questo mi riempie d'orgoglio. Adesso io gioco per il Trapani e diciamo che
è una soddisfazione grande per me rappresentare la Sicilia. Tutto qua. Io ho una domanda per Boscaglia. Sì. Quali giocatori che sono andati via vorresti che tornassero? Devo dirti la verità, tutti. Tutti quanti, perché ci hanno promesso di arrivare fino a qui e perché fanno parte di un nostro percorso che abbiamo iniziato 6 anni fa. Però di volta in volta si deve anche cambiare, ci sono delle esigenze, anche i giocatori hanno delle esigenze, hanno delle richieste, a volte decidono anche loro di andare via, a volte lo decidiamo noi in base a quello che si deve fare in un campionato, però io li vorrei tutti qui con me adesso. Questa domanda la faccio a Terlizzi. Ho notato che hai un accento che non è siciliano. Vieni da Roma per caso? Sì, vengo da Roma. Anche se sono 10 anni che sono qui in Sicilia, però vengo da Roma e sono contento di rappresentare Roma nel mio piccolo, perché comunque è la mia città. Come la Sicilia, io tengo a Roma perché è la città dove sono nato e dove ho gli affetti più importanti. Cosa fa o vuole fare questa società per la città di Trapani o per i bambini trapanesi? Allora, la società Trapani Calcio ha 2 binari, l'ho detto una volta, come del treni, fanno su 2 binari. Una che vogliamo fare bene bene nei nostri campionati e vincere più partite possibile. Un altro binario è che vogliamo fare tanto bene per la città. Vogliamo stare vicini a tutto il territorio, siamo vicini a tutti i bambini. Abbiamo tanti progetti, sono 3° anno che abbiamo un progetto con le scuole. Andiamo alle scuole con i nostri tecnici, con i nostri calciatori. Invitiamo spesso ragazzini delle scuole alle nostre partite, invitiamo le scuole calcio, vogliamo fare veramente bene 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 per tutti i bambini di Trapani. Buongiorno a tutti, sono Samuele Valvo, vengo dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e questa domanda è rivolta al capitano. Come si sente quando si vince? La vittoria è sempre bella, perché ti ripaga di tutti gli sforzi che hai fatto durante la settimana, ti riempie di gioia e così ti fa affrontare l'altra settimana in un modo positivo per poi arrivare a un'altra vittoria. Quindi diciamo che la vittoria è molto ma molto importante per noi. Sono Salvatore Cosenza e vengo dall'Istituto Lombardo Radice. Questa domanda è per Abate. Come si sente quando un arbitro ti punisce ingiustamente? Niente, l'arbitro fa parte del gioco, può sbagliare, però quando si è in campo c'è la foga agonistica, sei qui. A volte sei arrabbiato perché stai perdendo, c'è tanta tensione, quindi non ti accorgi che forse il fallo l'hai veramente fatto e ti arrabbi con l'arbitro. Ma a volte gli arbitri sbagliano, però in quel momento, anche se tu ti lamenti o ti arrabbi con lui, non può cambiare la decisione, quindi è fiato sprecato. L'arbitro, come si suol dire, può sbagliare come noi calciatori, si accetta, si spera sempre che sbagli il meno possibile per noi e più per gli altri. Cosa ve ne fate con tutti i soldi che guadagnate? Allora, i soldi, mi si sente? No, no, è un discorso un po' lungo. Diciamo che ho avuto, anche i ragazzi hanno la fortuna di aver guadagnato tanto,
Però il nostro obiettivo non è mai stato guadagnare o cercare i soldi. Noi abbiamo fatto il calcio perché è stata una passione, come ho detto prima, parte da bambini, poi dopo una certa età diventa un lavoro e l'abbiamo sfruttato anche per quello, perché comunque veniamo pagati come vengono pagati molti dottori o gli operai e tutti, fa parte del nostro mestiere. Noi abbiamo magari degli ingaggi e degli stipendi più alti rispetto ad altre persone e ognuno di noi con i soldi ha fatto tanto. Io ho cercato solo di dare il meglio alla mia famiglia, a mettere via da parte qualcosa per i miei bambini, per dargli un futuro, perché ora non si sa mai, aiutare tante persone che ne hanno bisogno anche qui a Trapani o fuori Sicilia, perché secondo me fare della beneficenza, aiutare persone che hanno bisogno, è molto importante. Ma questo non deve essere una pubblicità, sono cose che uno sente dentro, non devi pubblicizzarle con nessuno, perché non mi gratificano. A me mi gratifica vedere un bambino contento e quindi credo che i soldi poi spesi meglio sono quelli che fanno contente altre persone e non solo se stessi. Allora, la mia domanda, due domande, allora, due ne faccio. Chi di voi, perché vedo tante chi di voi fa sport dopo scuola? Calcio? Sì. Hai visto? Tanti. Seconda domanda, ti è piaciuta questa mini conferenza stampa? Venire qua? Sì? Va bene, grazie, grazie per la vostra presenza. Passa al mister. Grazie. No, io non ho domande da fare, al massimo posso dare il mio piccolo, un piccolo consiglio ai ragazzi che mi sento di dare, perché comunque bambini lo siamo stati un po' tutti e un po' tutti abbiamo vissuto situazioni bellissime, situazioni anche meno belle. Quindi visto che avete la fortuna di essere ancora bambini e di avere, spero, quasi tutti i genitori, avere i maestri, i professori che vi seguono, e vi dico solo di ascoltare molto di più i genitori, che è importantissimo, perché quando un genitore parla ad un bambino, spesso il bambino è un po' quasi arrabbiato, quasi ma che vuole, ma fai, papà, mamma, finisce. Invece no, i genitori sono le persone che vi amano di più al mondo e sono le persone che vogliono il bene vostro, sono le uniche persone che sicuramente vogliono il vostro bene. Seguite anche i maestri e le maestre, perché è importantissimo, perché poi da grandi vedrete che sono veramente le persone che vi fanno crescere bene. Dopodiché, nel momento in cui crescete, incominciate a non bere e non drogarvi, perché sono le cose che sono devastanti per la vostra salute. Quindi qualora qualcuno avesse qualche idea strana, occhio, bere e drogarsi fa male alla vostra vita, alla vostra salute. Ascoltate i genitori e ascoltate i professori, gli insegnanti, i maestri e le maestre, ok? Bravo. Buongiorno, Ornella Cottone, mi hanno già presentata. La mia presenza qui è semplicemente per un ringraziamento al Trapani Calcio. Io credo di interpretare il volere dei miei colleghi presidi, di tutti gli insegnanti e dei genitori dei nostri studenti che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa. E ne riprova il fatto che le mamme sono lì fuori ansiose, si sono intrufolate nonostante il tentativo di tenerle fuori. Trapani accoglie quotidianamente le iniziative del Trapani Calcio con entusiasmo. E poiché noi crediamo fermamente che sport è cultura, vi vogliamo ringraziare nella convinzione che la sinergia tra scuola e territorio, come oggi, la giornata di oggi dimostra, può dare i suoi frutti. Sicura che non sarà l'unica occasione in cui i nostri ragazzi potranno entrare in contatto con i vostri giocatori, che per loro sono motivo di grande orgoglio. Vi ringrazio a nome di tutti. E vi faccio un grande in bocca al lupo e credo nuovamente di interpretare lo spirito, l'entusiasmo dei nostri ragazzi che spesso si ferma, come le loro domande hanno dimostrato, alle vostre esperienze in campo, a ciò che provate nel segnare il gol, alla vostra vita durante gli allenamenti. Io vorrei dire ai ragazzi, perché ormai sono quasi tutti in età da essere chiamati ragazzi, che sono figlia di uno sportivo, lo sport non è solo segnare il gol, allenarsi, lo sport è riuscire anche a conciliare la vita personale di questi ragazzi, come ha detto il mister, con delle scelte che comportano spesso sacrifici dal punto di vista dell'organizzazione del proprio tempo,
per dedicare una parte importante della loro formazione anche alla cultura e il rispetto di quello che noi sempre predichiamo, per esempio l'alimentazione. Questi sono tutti i giovani che la sera devono uscire pure con gli amici, fanno delle rinunce. Riflettiamo anche su questo. Grazie al Trapani Calcio, in bocca al lupo ragazzi e complimenti ai nostri piccoli giornalisti. Alla prossima.